Buongiorno agli ascoltatori di Varese Press, siamo con Gianni Sparacia. Gianni, raccontaci un po' quante belle idee hai da lanciare su Gallarate. Ma le idee sono tante, ma una particolare che potrebbe attirare un po', oltre l'opinione pubblica, ma anche le persone che arriverebbero da fuori, è proprio il Viale dei Tigli. L'avevo già programmato con un architetto e anche con Saboriti e Missoni, di creare quella strada, la strada della moda, o la via della moda. Era molto complesso, ma devo dire che era fantastico il progetto. E tutta la via di colori, compreso quegli alberi, ma non coprire gli alberi perché chiaramente l'ambiente non si tocca, e con delle griglie colorate, tutta la strada rifatta con delle panchine particolari di Giorgio Saporiti, e poi la scalinata dipinta da Missoni e con delle parti particolari sulla sinistra, in modo dove c'è quella scalinata più grande, di fare delle mostre, delle mostre fisse di sculture particolari dei mobili di Saporiti o le idee di Missoni. E invece mi stai accennando per il commercio. Ma per il commercio vorrei fare una cosa. Io vedo tutte le lamentele che ci sono in giro, che pagano troppo quello che è l'area pubblica, o per meglio dire fuori dei bar, fuori di altri posti che hanno bisogno che le persone vivano l'ambiente, hanno le sede fuori e i costi sono enormi. Questa è una delle tante cose, ma ci sono tante altre cose. Ci sono delle vie fatiscenti che non c'è la possibilità di costruirlo. Si può fare qualche murales, come abbiamo fatto qui in via Manzoni quando faceva la notte bianca e quando era assessore. Io ho le idee. Il problema vero è che ognuno deve avere la possibilità di capire i propri limiti. Io so quali sono i miei limiti. Certo, non sono un professore universitario, però sono un uomo che vive, che ha girato il mondo, e gli errori li facciamo tutti, per carità. Ma e conosco bene come si può strutturare o far vivere una zona, diciamo, che nessuno frequenta. Bisogna creare delle attrattive perché la gente possa andare lì a vedere. E questa è una delle tante cose. E poi bisogna trovare la forma anche del commercio, che non è possibile che in una città come Gallarate ci sono più bar che abitanti. Non c'è niente contro i bar, che le davo contro i parrucchieri, però una volta si valutava il numero della popolazione e a distanza si davano ogni 100 metri un'attività, ma in funzione alla popolazione. È vero che questo è un fatto, una legge nazionale, ma è anche vero che in certe zone e in certe regioni hanno tolto questa legge di libertà di aprire come si vuole, e questo non porta bene a nessuno. Quindi no. Proporreste degli incentivi per far vivere le piccole attività? Certo. Per non finire tutti nei centri commerciali, insomma. Primo, anche perché ormai siamo pieni di centri commerciali e continuano a crescere. Non ultimo quello che hanno fatto vicino ad Arese, che è mondiale. E la gente si sposta. E per far sì che la gente arrivi a Gallarate bisogna fare degli eventi importanti, come hanno fatto l'assessore. Mi ricordo che in piazza arrivavano anche 15.000 persone, ma venivano da fuori, perché la città non va vissuta solo con gli abitanti all'interno, anche, per carità, ma per far conoscere bene il nostro territorio ci vogliono, come vediamo il MAGA, Missoni ha fatto una mostra fantastica, sono arrivati da tutte le parti, ma questo si può fare anche in centro, altre cose che non è che non li voglio dire, non le dico perché altri potrebbero pensare che dico delle cose per accreditarmi valori o i voti dei cittadini. Io sono un uomo del fare. Va bene, grazie a tutto. Giuseppe Crisiero, Varese Press.